nato il 13 ottobre scorso con una delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna il nuovo catasto regionale degli impianti termici CRITER. Agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione verrà assegnata una targa, un codice univoco a cui verrà collegato il libretto d'impianto che verrà trasmesso al CRITER dall'addetto alla manutenzione esclusivamente in forma digitale. Il nuovo catasto regionale dovrebbe consentire un miglior controllo delle condizioni degli impianti, della loro efficienza energetica e della loro sicurezza. Prima di tutto il catasto elettronico avrà la possibilità di avere un dato reale e tempestivo di tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento della Regione Emilia-Romagna, incrociati con i dati degli erogatori di energie e con i catasti edilizi urbani. Va a modificare una precedente delibera legata comunque alla norma statale, che è la 74 che è uscita quest'anno, che prevede controlli dell'efficienza energetica ogni 4 anni, che devono essere fatti dagli installatori abilitati. Tengo a precisare che l'efficienza energetica non deve confondersi con quello che riguarda la sicurezza degli impianti, che questa è legata e continua ad essere legata al libretto di manutenzione d'uso che viene rilasciato o dal costruttore della caldaia o dai manutentori e installatori. La normativa verrà completata entro aprile 2015. Per allora saranno fissati i tempi di verifica dell'efficienza energetica degli impianti, vale a dire caldaie e climatizzatori. Non bisogna dimenticare che comunque oggi, valendo sempre la vecchia norma regionale e andando a termine quello che è la campagna bollino calore pulito della provincia di Ferrara, fino al 31 dicembre di quest'anno vale il bollino di calore pulito, quindi ogni 2 anni, quindi le caldaie, diciamo più genericamente, che hanno una scadenza del biennio la devono fare entro il 31 dicembre del 2014. Poi vedremo cosa dirà la deliberazione che uscirà a febbraio-marzo. Per il terzo anno consecutivo, nei primi 9 mesi, è costantemente e pesantemente diminuito il numero di nuove imprese artigiane. Lo denuncia una nota della CNA nazionale, che sottolinea come il sistema produttivo italiano stia perdendo il suo tratto fondativo. Quando va male l'artigianato, e oggi va veramente molto male, fa presente CNA, va molto male anche l'Italia. Le nuove imprese artigiane, nate nei primi 9 mesi del 2014, sono appena 17.835, il dato più basso degli ultimi 15 anni. Inoltre, le aziende artigiane sul totale delle nuove nate si sono ridotte al 25%, solo una su 4.